and the crowd goes banana. Quando alla fine degli anni 40 Jack Kerouac venne a San Francisco, decise di andare una sera a sentirsi un concerto. Era un concerto jazz. Era un ex deposito quel posto e non si chiamava come adesso Fillmore. Per farlo chiamare Fillmore c'è bisogno di un altro personaggio ed è uno dei più unici della storia della musica. Nasce a Berlino nel 1931 e si chiama Volodya Grajonka. È figlio di immigrati ebrei russi. Ha perso il padre dopo 3 giorni dalla nascita e la mamma è stata gassata da Auschwitz. Inizia un'incredibile odissea senza ritorno di un bambino che non conosceva nessun'altra lingua tranne quella madre. Passa da Parigi e da New York. A New York la sua vita cambia per forza. Ci sono 2 modi per farsi accettare nella società americana. Il primo e più importante è andare in guerra. E lui lo fa, guerra di Corea. Il secondo, trovarsi un nome americano. Cerca sulle pagine gialle qualcosa che sia vicino a Grajonka. E la sua attenzione si ferma su Graham. Ci aggiunge Bill e con Bill Graham diventerà una delle personalità musicali e artistiche più importanti del XX secolo americano. Perché dopo essere diventato campione di mambo per lo stato di New York, dopo aver recitato in qualche piccola parte dovuto al fatto che si è buttato al metodo Strasberg, viene qui e diventa il business manager dei Mind Troupe. Li abbiamo già incontrati nella storia di Hyde Asbury. Il loro leader Davis viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico e Graham cerca fondi per le spese legali. Per caso arriva qui, al Fillmore. Stava cercando proprio un posto per far diventare la Mime Troupe una sorta di teatro stabile. Entrato dentro si accorse che l'acustica non era male. Per i prossimi 5 anni questo luogo diventerà la principale venue musicale degli interi Stati Uniti e tantissimi americani e parecchi inglesi vorranno sentire il nome della band o il loro di fianco a Live at Fillmore. Graham è il primo a portare a San Francisco Jimi Hendrix, The Doors, The Who. Non disdegna il grande jazz e quindi per forza arriva Miles Davis. Gli piace unire l'idea di un'Otis bianca ai grandi soulmen neri come Otis Redding. E già che ci siamo, apre una porta per il più corrosivo artista di entertainment dell'epoca, persona non grata in almeno 20 stati. E stiamo parlando di Lenny Bruce, ebreo come lui. La sua ultima performance è qui, alla chitarra ad accompagnare The Mothers of Invention. C'è un ragazzo che viene dall'altra costa che ha un solo volto che non concede emozioni, ma ogni volta che pizzica quelle 6 corde ne dà tanti a chi ascolta. Si chiama Frank Zappa. Un'altra delle sue grandi intuizioni è che la psichedelia non è che per forza dovesse essere soltanto ascoltata o provata fisicamente, ma anche vista. E quindi assolda il San Francisco 5, 5 devianti col dono dell'illustrazione, per rendere visibile, leggibile, immaginabile che cosa possa essere ascoltare un concerto ad Fillmore. Sono Victor Moscoso, che sarebbe un laureato di Yale ma non aveva capito niente della sua vita. Wes Wilson, a cui si deve l'incredibile Are We Next, forse la più impressionante resa grafica della politica americana degli anni 60. Rick Griffin, avete per caso ultimamente aperto la Bibbia della musica Rolling Stones? Il logo e la testata con la lingua fuori li dobbiamo a lui. E poi Alton Kelly e Stanley Mouse. Li mettiamo nella stessa storia, perché sono quelli che prendono un'illustrazione della pittura preraffaelita inglese di Sullivan, lo scheletro, e gli attaccano di fianco la rosa. Diventeranno il simbolo dei Grateful Dead, il gruppo della San Francisco degli anni 60. Al secondo piano del Fillmore tutti i grandi concerti dell'epoca sono raffigurati in una affiche che è stata griffata da uno dei 5. Ma ci sono molti san francescoani dell'epoca che ne hanno una copia a casa. Come mai? Essendo la maggior parte dei concerti sold out, quelli che non riuscivano a entrare ne ricevevano una copia gratis. Bill Graham è stato talmente necessario per la storia della musica che 2 grandissimi registi come Francis Ford Coppola e Steven Spielberg lo hanno voluto in 2 dei loro principali film, Apocalypse Now e The Doors, e il ruolo che interpreta sostanzialmente è quello di se stesso. Morirà all'inizio degli anni 90 in un incidente di elicottero. Stava tornando da un concerto di Huey Lewis and the News.
e stava cercando ancora una volta fondi per le vittime del grande incendio di Oakland. Il film esiste ancora e anzi lo chiamano The Heart and Soul of the City, il cuore e l'anima della città. Ma al di là del fatto che quegli artisti non potranno tornare mai più, non c'è più lui e non può mai più essere la stessa cosa.